Collegamento con Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Ci senti? Sì, molto bene, chiaro, Diego, sì. Perfetto, tu sei all'estero in questo momento? Sì, sono a Mosca. Così, per turismo? No. No. Siamo a Mosca, oggi sto incontrando ovviamente i colleghi della Croce Rossa russa, oggi ho visto il ministro della salute della Federazione Russa per parlare del vaccino dello Sputnik e di come farlo arrivare a tanti paesi che comunque nel frattempo lo hanno riconosciuto e che fanno fatica a vaccinare la popolazione. Poi avrò incontri con altre autorità del paese, faccio il ritorno lunedì. Insomma, comunque era un po' fare il punto anche con la Croce Rossa russa, anche per quello che sta succedendo in Bielorussia. Ecco, allora andiamo subito alla Bielorussia, visto che l'hai citata. Noi ci siamo stati un paio di settimane fa lì sul confine dalla parte polacca. E ovviamente tu sei stato in Bielorussia. Qual è la situazione lì, per quello che hai avuto modo di constatare tu? Che comunque al momento diciamo c'è un paradosso rispetto a quella che è la narrativa occidentale. Noi in Bielorussia come Croce Rossa abbiamo accesso nelle zone di confine. Ovvio che la sistemazione non è delle migliori in questo momento per le persone che si trovano bloccate, cioè c'è una soluzione assolutamente temporanea, non è una soluzione di medio e lungo termine nella maniera più assoluta, però comunque riusciamo a raggiungere le persone. Quello che ci preoccupa è invece dall'altra parte del confine non abbiamo accesso, non si riesce ad arrivare in quell'area per vedere, verificare se ci sono persone che hanno bisogno di aiuto. Questa è una cosa che è molto molto preoccupante. Quindi scusami, se ho capito bene, la Bielorussia vi ha permesso, vi permette di operare in quella zona di confine, poi come siano arrivati là i migranti, come siano anche utilizzati, l'abbiamo raccontato fin qui, ma diciamo non è adesso questa materia, diciamo parlando dei migranti e delle loro condizioni, mentre invece lamentate dal fronte europeo, quindi dal fronte polacco, la difficoltà che poi abbiamo documentato anche noi quando siamo andati lì, cioè questa inaccessibilità al soccorso di chi riesce a entrare. Sì, ma è un dato di fatto, cioè non è una valutazione né politica né altro, cioè quello che sta succedendo è l'impossibilità di avere accesso in quell'area e anche sul fatto, permettimi soltanto una considerazione, anche sul fatto dell'uso politico dei migranti. Vedi, questa era una situazione che si era già verificata all'inizio della pandemia, più o meno a fine febbraio, inizi di marzo del 2020 in Turchia. Il problema è che siamo capaci oggi di trasformare in crisi ciò che in realtà è conseguenza di altre crisi, cioè il fenomeno migratorio non è una crisi in se stessa, ma è il risultato di tutta una serie di crisi che si stanno vivendo in alcune aree del mondo, c'è un'incapacità a risolverle. Oggi è la Bielorussia, l'anno scorso era la Turchia, c'è stata la Croazia, ci sta la Bosnia, c'è la rotta mediterranea, cioè la disperazione non si ferma, questa è la riflessione, al di là del fatto che poi possono esserci ovviamente situazioni contingenti che portano, la politica strumentalizza tutto, anche in Italia, anche in Francia o nel Regno Unito i migranti vengono strumentalizzati, quindi nessuno si stracci le vesti perché magari la Bielorussia e la Polonia in questo momento hanno questa... Noi non siamo da meno, ecco, questo vorrei dire. A me piacerebbe vedere invece la comunità internazionale risolverle queste crisi e non creare, trasformare o sentire addirittura qualcuno che invoca il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per poche centinaia di esseri umani che sono bloccati al freddo. Allora, sul fatto che noi, intesi anche come Italia, non siamo da meno, per esempio in questo caso della Polonia, abbiamo diciamo, utilizzato diverse puntate negli anni, ecco, anche prima della pandemia, diciamo. E quindi sono d'accordo con questo discorso che stai facendo. Quindi per finire questa panoramica delle varie frontiere, fronte mediterraneo, le navi quarantena lì, la situazione d'emergenza con tutte le difficoltà che ci sono state e anche le polemiche che in qualche maniera vi hanno coinvolto, insomma, perché anche voi siete tra i gestori, insomma, della logistica di questa situazione, in che situazione sono, quanto questa emergenza è destinata a continuare e ad essere, come dire, ad occuparcene in questa maniera, ecco, con quel provvedimento. Guarda, allora, noi ci troviamo poi nel mezzo, perché siamo da un lato sulle Ocean Viking lavorando insieme
ai colleghi di SS Mediterraneo su base giornaliera. L'anno scorso, all'inizio della pandemia, si è posto un problema: non si riusciva a trovare un sindaco che accettasse di aprire dei centri quarantena per i migranti. Quindi si era anche in una situazione di fortissima tensione, per cui c'è stata una riflessione all'interno della nostra associazione, se accettare o meno quello che comunque è un sacrificio che stiamo facendo. Di sicuro, almeno attraverso questo, nessuno può dire che i migranti sono quelli che portano il virus, perché sono tra le persone più controllate quelle che arrivano dal Mediterraneo nel momento in cui vanno sulle navi in quarantena. Poi io mi auguro che si riesca a trovare una soluzione e col cessare dell'emergenza al 31 dicembre si opti per altre soluzioni. La nostra è stata una scelta di necessità anche per una sorta di mediazione sociale. Sì, no, diciamo, sorrido quando dici nessuno può dire che i migranti portano per esempio appunto la variante Omicron, tanto per rimanere a questa settimana, e invece lo dicono in parecchi, ecco, soprattutto diversi leader politici, ma di questo parleremo anche più Ma avanti. con altri mezzi, Diego, cioè arrivano, c'è il rischio che persone di nazionalità estera Sì, possano portare no, no, l'Omicron. certo. No, tu hai detto nessuno può dire che, e invece, no, invece siamo in una settimana in cui tanti dicono esattamente questa cosa che nessuno dovrebbe dire. Però, rimanendo appunto alla variante Omicron, diciamo superficialmente battezzata all'inizio come variante sudafricana, così come c'è stata la variante indiana, così come c'è stata la variante cinese, e poi abbiamo visto che in realtà a portarla non erano né cinesi, né indiani, né sudafricani, ma per esempio connazionali. Però il problema che anche tu, la Croce Rossa, ha sollevato, ma insomma stanno sollevando in tanti, è quella della vaccinazione di tutti, cioè una pandemia mondiale che riguarda tutti. Finché continuiamo a vaccinarci noi ricchi, cioè noi paesi benestanti così, e gli altri no, prima o poi qualcosa qua anche da noi continua ad arrivare. Quindi non fosse altro che anche per egoismo dei paesi ricchi bisognerebbe vaccinare i paesi meno ricchi. Non so se può Questa essere messa è. così. No, no, ma diciamo è così, È un modo perché noi brutto di abbiamo metterla, paesi. perché bisognerebbe guarire tutti, cioè curare tutti quanti, ecco, No, ma prevenire. l'aspetto immorale, perché voglio dire, poi è questo: noi siamo e facciamo bene, perché per carità bisogna proteggere la vita di ciascun essere umano, però c'è un dato di fatto: noi stiamo amministrando la terza dose, si parla già addirittura di quarta dose, e io ho incontrato il presidente della Croce Rossa del Burundi 48 ore fa, lì siamo vicini allo 0%. Nel Sahel, che è una delle zone anche più povere e che è oggetto di crisi ormai da più di 10 anni, e crisi irrisolte, siamo su tassi di vaccinazione del 10, del 15%. Cioè si continua a morire e a soffrire di Covid, che si aggiunge a tante altre cause di crisi in alcune aree. Allora, noi abbiamo detto, c'è l'incontro dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che si arrivi a un accordo. Quando la comunità internazionale ha voluto, lo ha fatto per l'HIV, che si ritorni a un tavolo e si decida, perché è immorale che dei vaccini, che tra l'altro sono stati finanziati dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dai governi occidentali per 8 miliardi di euro, poi non si possa condividere queste licenze con altri paesi e che si sia creata questa iniquità. E questa alla lunga verrà pagata anche sotto il profilo delle tensioni sociali. Insomma, è una situazione di gravissima iniquità. Per salutarci, voi avete appena rilasciato un rapporto che si intitola Annegare appena sotto la superficie, su quest'anno e mezzo, insomma, su questo periodo di pandemia, concentrando le vostre ricerche su 10 paesi da cui emerge qualcosa che si può anche dedurre, ma insomma, voi avete documentato chi sono i più danneggiati da questa, dalla crisi socio-economica che stiamo attraversando, che abbiamo attraversato. Beh, principalmente sono proprio i paesi più fragili, quelli che comunque hanno visto azzerate tutto lo sviluppo, l'aumento del prodotto interno lordo degli ultimi 15-20 anni, e che si trovano a ripartire da zero, quasi con un gioco dell'oca immorale, perché comunque è la conseguenza di questa iniquità nella distribuzione dei vaccini. Ora, questa seconda pandemia, noi l'abbiamo chiamata, sicuramente è un effetto. L'altro effetto che abbiamo visto con dolore, ma è stata anche quella un'ennesima conferma, è che ancora una volta
quelle che pagano il prezzo più alto sono le donne. È aumentato in maniera importante il numero delle donne vittime di violenza. Abbiamo dei dati inquietanti, soltanto in Salvador è aumentato del 20%, è aumentato anche in maniera importante il numero delle bambine, cioè delle ragazze sotto i 18 anni, per carità, non proprio bambine, comunque teenager che si sono rimaste incinta durante i periodi di lockdown. Cioè abbiamo delle situazioni in cui le donne sono sempre le più esposte insieme ai bambini e questo lo si vede in tutti i paesi che abbiamo analizzato e poi ovviamente c'è un'ultima parola, fammela dire Diego, la situazione dell'Afghanistan. Noi in questo momento l'Afghanistan prima di agosto aveva una delle situazioni più difficili del mondo. Soltanto nelle aree urbane avevamo un tasso di povertà che aveva superato il 55%, questo prima dell'ingresso del governo dei talebani. Adesso si sono aggiunte le sanzioni e per noi operatori umanitari è difficilissimo operare in un paese che sta vivendo una carestia importante, il Covid, e una povertà endemica e adesso le sanzioni, che ripeto, non è un giudizio politico, perché ancora una volta la debolezza della politica fa sì che quando noi diciamo qualcosa come operatori umanitari sembra che stiamo prendendo una posizione politica. Noi guardiamo quello che le decisioni politiche hanno come conseguenza sui paesi più fragili e sulle persone più fragili. E anche in Afghanistan noi abbiamo difficoltà. Noi ti ringraziamo. Un grande applauso a Grazie. Francesco Rocca della Croce Rossa Internazionale. A presto e buon lavoro. Grazie.